Chairman della sessione, un ospite d'eccezione, il dottor Luigi La Rocca, attualmente sovrintendente della Sovrintendenza ABAR del Bari. E appunto da sempre vicino alle tematiche di questo convegno. Lascio a lui la parola perché siamo in ritardissimo. Iniziamo adesso la sessione dedicata al Biological Heritage of Pompeii, che poi proseguirà anche nel pomeriggio, naturalmente durante la quale saranno illustrati i risultati delle ricerche sul patrimonio antropologico di Pompei, oggetto dei lavori di un gruppo di studio pluridisciplinare formato da funzionari del parco archeologico, ma anche studiosi di istituzioni straniere, italiane e straniere, che si occupano di questo argomento. E mi preme sottolineare, come diceva il professor Rosanna nell'introduzione di stamattina, come questo è un ulteriore segno di quanto la ricerca scientifica e quindi l'aumento e l'accrescimento del patrimonio di conoscenze su Pompei sia al centro dell'attività del parco, non collateralmente alle attività di restauro, restituzione appunto al pubblico di grandi riparti del parco archeologico e quindi delle attività di valorizzazione, ma proprio al centro del progetto culturale che ha investito Pompei negli ultimi anni e di cui certamente il professor Rosanna è stato un indiscutibile protagonista, cui ho particolare piacere, ringraziandolo anche per l'invito di dargli la parola per la sua relazione su i calchi di Pompei nella storia degli scavi fra 800 e 900. Grazie all'amico Luigi La Rocca per le parole introduttive. Come lui ha accennato, la mia è un'introduzione ad un lavoro ben più ampio che si sta conducendo presso questo parco archeologico, che vede coinvolti i funzionari attualmente che operano attualmente qui, funzionari restauratori, funzionari archeologi, ovviamente Valeria come antropologa fisica, ma anche funzionari che si sono nel frattempo trasferiti in altre sovrintendenze, ma con cui si continua a lavorare, con lo scopo di anche di portare, arrivare ad un'edizione di tutto il patrimonio dei calchi pompeiani. E la mia relazione sarà una relazione, come dire, di tipo storico su come i calchi sono stati trattati e esposti nel corso del punto dell'Ottocento e del Novecento, ma ovviamente il progetto è ben più ambizioso perché ha previsto innanzitutto nell'ambito del grande progetto Pompei una straordinaria opera di restauro, innanzitutto di censimento, perché mi sembrerà strano, ma non si sapeva neanche il numero dei calchi che si avevano, proprio perché con questa nell'ambiguità in cui si lavorava per il patrimonio biologico dei calchi eccetera, essendo esseri umani non si è voluto inventariarli mai, per cui non si sapeva quanti ne fossero, non si sapeva dove erano conservati, non si sapeva lo stato di conservazione, cioè di contro ad un'attenzione non solo mediatica ma anche scientifica che ha prodotto mostre, ha prodotto cataloghi, ha prodotto pubblicazioni, non c'è stata nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi decenni, un'attenzione alla materialità dei calchi e non c'è stata un'attenzione verso una riflessione complessiva, non banale, rispetto a questo patrimonio. Le osservazioni sono sempre state un po' estemporanee, come anche le esposizioni, ma anche le riflessioni scientifiche sono state, io credo, sempre improntate un po' al carattere di banalità, proprio perché non sono state calate all'interno di un framework concettuale e filosofico significativo. Questo convegno, le relazioni che ho appena sentito, invece stanno dando veramente un framework di grande significato. Spero che alla fine di questo convegno domani potremo arrivare anche ad un documento anche da presentare al Ministero su questo aspetto che ci sta particolarmente a cuore. Ovviamente gli aspetti tecnici saranno poi presentati da chi mi seguirà nella presentazione. Io vorrei cominciare invece con una concitazione prustiana. Il barone di Charlus, rivolgendosi al narratore della Recherche prustiana nell'ultimo volume della Recherche, Il tempo ritrovato, evoca il Vesuvio e la sua catastrofica eruzione, una premonizione quasi sperata da parte del
barone, di quello che la guerra, la prima guerra, avrebbe potuto provocare a Parigi, trasformare la città minacciata dall'avanzata tedesca nel 1916 in una Pompei contemporanea. Frivoli e sfrenati quei giorni della prima guerra mondiale a Parigi per chi è in città e non sul fronte, in attesa della catastrofe, la società parigina vive, come dice il barone, gli ultimi giorni della nostra Pompei. Parigi, come luogo di peccato, non può che richiamare il cliché pompeiano, radicandosi nelle coscienze europee a partire dal celebre libro di Burwell Lytton, The Last Days of Pompeii. L'excursus pompeiano nella ricerca continua a lungo in un incalzare di possibili parallelismi dalle dinamiche della distruzione, quella perpetuata dalla natura per Pompei e dagli uomini per Parigi, alle decorazioni del bordello in cui il narratore capita per caso, fino ad ancora alle vite parallele, sotterranee, delle vittime pompeiane rifugiatesi nei criptoportici, nelle stanze ipogee delle case, e degli amanti clandestini per Parigi, alle prese con un illecito erotismo nei bassi fondi della città. In quei giorni del 1916, a Parigi, la storia ripropone, come dice sempre Proust, una Pompei a puntate, che potrebbe tramandare documenti straordinari per la storia futura. E qui una citazione molto interessante su come viene concepita Pompei come chiave appunto di lettura e soprattutto per Parigi, e soprattutto un'interessante citazione sul destino di queste le persone che vengono paragonate a quelle pompeiane arcolanensi, sorprese della morte appunto in dei gesti della vita quotidiana. Come è stato scritto di recente, Pompei è metafora e monito perenne. Il barone Charlieu insiste sulle somiglianze, il 79 d.C. e l'inizio del Novecento si fondono e ad ogni passo si respira la dissipazione su cui si abbatterà un castigo di natura biblica. Nell'evocazione del tempo presente, elemento dominante, si potrebbe dire onnipresente, è il Vesuvio, lo sterminator Vesevo di Leopardi. La montagna che incombe su Pompei, ieri come oggi, introduce nella sua storia, che diventa storia universale e accompagna nel percorso del ritrovamento del passato. Marcel Proust non è mai venuto a Pompei, non è annoverato fra i numerosissimi visitatori celebri giunti a Pompei tra 800 e 900. La sua conoscenza della città doveva essere mediata, tutta letteraria. Jean-Yves Tadi, grande studioso della ricerca, ha individuato in un noto testo francese edito nel 1906, Pompei, scritto dallo storico Henri Thédenat, la fonte principale dello scrittore. Qui Proust si informa sulle dinamiche della catastrofe antica, qui deve essersi imbattuto nelle immagini dei calchi, probabile fonte di ispirazione per l'evocativa immagine delle dame parigine sorprese dalla morte, intente nei loro frivoli, insignificanti atti della vita quotidiana. Proprio come da lui pronosticato, sarebbe potuto accadere ai posteri in relazione alla società parigina sconvolta dalla Prima Guerra Mondiale. Un giorno i ragazzi potranno istruirsi guardando i libri di testo illustrato. Lo scrittore si istruisce guardando l'immagine del libro di Thédenat. Affiorano così nella mente del narratore le immagini della signora Molet mentre stava per darsi un ultimo strato di belletto, o di Sostender Germain mentre finiva di dipingersi le sopracciglia finte. Dalla ricostruzione della catastrofe fatta dallo storico francese, lo scrittore potrebbe aver anche elaborato il pensiero forte della ricerca, è sempre l'attaccamento all'oggetto a provocare la morte di chi lo possiede. Si rilega per esempio il passo di Thédenat, che è appunto subito dopo, le malheureuses qui fuyaient en prenant leur argent et des objets précieux, quelqu'un même perrier pour être sans tarder à la recherche. Del resto, un aspetto forse più rilevatore per la sua capacità di scavalcare i secoli, interrompendo il fluire del tempo e le sue fratture storiche, è quello della materialità degli oggetti. Ne abbiamo parlato anche nelle relazioni precedenti. L'onnipresenza degli oggetti nel grande affresco prustiano della società parigina della Belle Époque richiama immediatamente la rilevanza dei manufatti per la remota civiltà pompeiana. Proprio quegli oggetti che il vulcano ha riconsegnato al presente, sottraendoli parzialmente alle cesure e alle trasformazioni incessanti del tempo. Gli oggetti si fanno memoria, potente vocazione del passato nel capolavoro prustiano, come sono testimonianza delle vite spezzate dall'eruzione.
sono stati manipolati, usati, rotti e gettati da chi sarebbe stato ucciso dal vulcano, da chi, riuscito a fuggire, non ha lasciato altre testimonianze di sé. Come evidente, tra gli altri, dal volume di Tedena, questo aspetto del fluire della vita quotidiana interrotto dall'eruzione e di cui lasciano testimonianza gli oggetti sopravvissuti agli uomini, è una delle esperienze che da sempre ha maggiormente affascinato chi con Pompei si è confrontato. Del resto, che cosa c'è di più affascinante e al tempo stesso inquietante di vedere, contare, riflettere sugli oggetti che le vittime portavano con sé nella fuga disperata dalle semplici chiavi di casa, nell'illusione di poterci ritornare, alle monete, ai portafortuna o sugli oggetti preziosi che avevano nascosto prima della fuga. Oggetti come relitti dal naufragio del passato che affascinano per la loro remota appartenenza alle vite di chi ci ha preceduto nel tempo, con le quali tessono un network di relazioni. E mi piace segnalare la relazione della collega di Southampton della mattina proprio sul rapporto non così banale fra oggetto e soggetto, su come spesso noi tendiamo a separare quello che invece è saldamente radicato. Lo storico francese Tedena è solo uno della serie di storici, archeologi e letterati che si lasciano affascinare o atterrire, molteplici sono le emozioni espresse al colpendo dei calchi da viaggiatori, alla vista delle impronte pompeiane, come sono chiamate spesso all'epoca, o commuovere dalle testimonianze biografiche lasciate dagli oggetti che le vittime portavano con sé. Il suo approccio, scelto fra molti altri, ci permette di entrare nel tema su cui appunto voglio portare l'attenzione oggi, i calchi pompeiani tra 800 e 900, ripercorrendo brevemente la loro vicenda storica come manufatti assai peculiari, un involucro di gesso contenente all'interno resti umani, una storia complessa, questa della seconda vita delle sfortunate vittime, fatte di momenti di gloria e momenti di miseria, come spesso accade ciclicamente nella storia della seconda vita di Pompei e della sua conservazione. Come ampiamente noto, si deve a Giuseppe Fiorelli la rivoluzionaria scoperta che ridava volume ai corpi delle vittime, riproducendone l'atteggiamento dell'istante in cui erano state sorprese e uccise dalla corrente piroclastica che era battuta su Pompei, nella seconda fase eruttiva all'alba del 25 ottobre, come lo sappiamo, del 79 d.C. Il geniale soprintendente dell'Unità d'Italia imprime una nuova rivoluzionaria immagine alle rovine di Pompei, destinata a condizionare tutta la seconda vita sino ai nostri giorni. Dall'accatastamento degli edifici, delle insule e delle regiones, una organizzazione dello spazio urbano tuttora vigente, alla straordinaria invenzione dei calchi. L'impiego di una tecnica sperimentata fino ad allora solo per ridare forma agli arredi e ad infissi lignei, venne da lui rivolto ai corpi umani. Il vuoto lasciato dai corpi decomposti all'interno dell'involucro di cenere indurita dei flussi piroclastici, qualora riempito di gesso, poteva restituire la forma mortale di quegli esseri viventi travolti dalla furia del vulcano. Insieme al gesso, una volta solidificato, si potevano estrarre dalla terra i resti mortali delle vittime, restituendo con l'attimo della morte il gesto e la posa assunta in quel momento estremo. Altrove ho ricostruito l'intricata vicenda dei primi quattro calchi pompeiani, realizzati nel giro di pochi giorni nella prima settimana di febbraio del 1863. Non ritornerò dunque su quella scoperta, se non in maniera sintetica, per portare l'accento invece su quello che appunto oggi ci preme, su come sono stati poi soprattutto esposti. Di quella prima sconvolgente scoperta non esiste purtroppo documentazione fotografica in situ, ed questo è veramente un grande rammarico. Nonostante Pompei si fosse dotato di una macchina fotografica fatta arrivare da Parigi a metà dell'Ottocento, questa non fu mai usata, forse per gli elevati costi della stampa o per la mancanza di tecnici. Quindi i calchi sono ritratti solo dopo il trasporto fuori dallo scavo, tra l'altro tutti da celebri fotografi dell'epoca, da River a Sommer, purtroppo, quindi decontestualizzati, anche se descrizioni dettagliate sia di Fiorelli che di chi ebbe la fortuna di assistere a quell'evento ci aiutano nel ricostruire i contesti. Da queste testimonianze si ricavano dati importanti anche in assenza della documentazione più esaustiva. Innanzitutto esiste una lettera di Fiorelli pubblicata nel giornale di Napoli del 13 febbraio del 63, in cui proprio descrive la tecnica, descrive appunto come, ovviamente qui lui
la percepiti quasi come quella, il genio del Kairos, di quel momento in cui lui ha l'intuizione di colare il gesto. Ovviamente c'era già in età borbonica tutta una tradizione di gesti, di tentativi anche di ricreare in gesto le immagini degli umani, a partire dal Settecento, quando un torso con il seno di una fanciulla era stato ritrovato all'interno della cenere indurita, quindi l'impronta proprio della cenere, ed è stata esposta nel Museo Ercolanense e poi nel Museo di Napoli, per essere poi distrutto, probabilmente per essere stato troppo maneggiato e non aver essere stato troppo, appunto, accuratamente conservato. Però lui racconta in ogni caso quell'esperienza e chiude questa lettera dicendo: ora la storia dell'arte non si studierà più sulle statue di marmo o di bronzo, ma sui corpi stessi delle vittime rapiti alla morte, che è una folgorante poetica, no? Rivelazione. Oltre alla descrizione di Fiorelli, esistono altre descrizioni di livello variabile per attendibilità e precisione. Ci sono ovviamente le cose più rilevanti sono le ricostruzioni poi biografiche e di status delle vittime, che ognuno poi, sia scienziati, sia viaggiatori, deduce dall'attimo, dalla posizione, decide dall'ombrosianamente, dai caratteri che emergono nella fisiologia. Ma devo dire, quelle attendibili sono molto poche. E comunque tutte queste, rievocazioni e descrizioni lasciami comprendere quanto fosse tangibile quel successo internazionale che la scoperta aveva avuto e che suscitò anche una polemica al Ministero, perché anche il Ministero lo seppe in ritardo da Fiorelli, per lo seppe dai giornali e non da una relazione, perché Fiorelli si era subito preoccupato di comunicarlo alla stampa, ma non al Ministro. E quindi qui per esempio la descrizione celebre di Settembrini, che appunto tra l'altro dice: sono tornato da Pompei dove ho visto qualcosa di molto sconvolgente e commovente, e descrive la tecnica con cui lui, tra l'altro, Fiorelli opera. E questo è molto interessante, questo dato, perché lui dice di, con delle lunghe pinze, estrae le ossa dal buco per far in modo che venissero meglio i calchi. Interessante questa disattenzione per i reperti ossei di contro all'attenzione verso la buona riuscita dell'involucro. Tant'è che nelle analisi fatte di recente, proprio di TAC sulle vittime, le vittime ottocentesche molte volte non hanno le ossa all'interno, nessuna, mentre alcune ce ne hanno. Quindi è molto interessante, e questo fa capire quanto è fondamentale un'analisi accurata di tutti i calchi secondo le moderne tecnologie, come ci ha fatto vedere Christian Greco per le unghie. Dunque, nonostante su questi calchi, soprattutto sui primi quattro, e sulla scoperta e sulle tecniche con loro inaugurata, si è tornati a più riprese della bibliografia pompeiana, dopo i primi resoconti e le prime descrizioni del momento della scoperta e degli anni immediatamente successivi, nel XX secolo e fino ad oggi, nessuno si è più occupato della loro materialità, finendo per essere caduti progressivamente in oblio. Del resto, il progredire delle scoperte, da allora in poi ogni responsabile degli scavi di Pompei, generazione dopo generazione fino alla nostra, si sono cimentati nella realizzazione di calchi. I nuovi calchi realizzati nella seconda metà del XIX secolo offuscano la fama dei primi calchi, che divenendo ben più celebri. Si pensi appunto al cane della casa di Orfeo, rinvenuto nel 1874, è diventato celeberrimo anche per la riproposizione di McCallum, no, dell'arte contemporanea, o della fanciulla distesa supina col volto poggiato sul braccio, che avevano tanto affascinato Proust, che era stata rinvenuta in via Stabiana nel 1875, o ancora nel Novecento il calco dell'uomo rannicchiato scoperto dalla Palestra Grande nel 38, sempre presentato rannicchiato, ma invece era disteso, nella storia poi dell'esposizione, invece, perché era più emotivamente impattante, è stato presentato in questa maniera. Tra questi, gli esperimenti meglio riusciti sono quelli di Vittorio Spinazzola e poi di Amedeo Maiuri. Tra l'altro tutti hanno sempre un eco della stampa ogni volta che vengono fuori. Qui per esempio ancora una volta il primo calco sempre realizzato da Maiuri, i due calchi che accompagnavano il primo, scoperti sempre in quel febbraio del 63, e l'esposizione nell'antiquarium pompeiano. Come dicevo, dove poi appunto saranno
collocati sia quelli fatti da, da Fiorelli, sia quelli di Spinazzola e sia di quelli di Amedeo Maiuri, il protagonista dello scavo dell'orto di Fuggiaschi, le cui scoperte sono immortalate in una sequenza indimenticabile del viaggio in Italia di Rossellini, dove lo stesso sovrintendente compare in un cameo. Strano destino quello di questi primi calchi realizzati nel 1863, dopo essere stato conservati nella cosiddetta Casa dei Cadaveri di Gesso, un edificio pompeiano che poi sarà destinato a Scuola di Pompei, e lì ripetutamente fotografato dai famosi fotografi dell'epoca, per esempio qui, saranno trasferiti nell'antiquarium, dove saranno descritti da molti studiosi, e lì resteranno fino al bombardamento del 43, dove saranno colpito l'antiquarium, purtroppo saranno in buona parte distrutti. È interessante che proprio i calchi ottocenteschi, per noi importantissimi anche per capire come erano realizzati, la tecnica di Maiuri, di Fiorelli che eliminava le ossa, il tipo di gesso utilizzato, che si capisce è diversissimo nell'Ottocento dal Novecento, e che spiega anche certe differenze fisionomiche, più che come vuole la laser, per un fatto artistico di riadattamento dell'impronta, comunque distrutti danneggiati nel bombardamento, si danno per dispersi. Il libro più importante di Wire sui calchi ottocenteschi li dà tutti per dispersi, distrutti nel bombardamento. Ma la cosa assurda è che proprio questo censimento fatto dalle nostre funzionarie nell'ambito del grande progetto Pompei li ha ritrovati. Cioè, ed è assurdo, questa dal 43 fino al 2014 non c'è stata alcuna attenzione alla materialità degli oggetti recuperati in alcuni magazzini pompeiani, dove sono piamente deposti da Maiuri, e poi è andato via lui, dimenticati per sempre. La cosa assurda è che chiunque è tornato anche a lavorare sulle ossa di questi ambienti non ha poi però lasciato in questa maniera, come vedete, cesta di ossa che io chiamavo l'Apocalisse. Devo dire, mi ricordava un altro spazio di cui mi sono imbattuto nella mia vita da sovrintendente in Basilicata. Quando arrivai sovrintendente al Museo Ridola, trovai l'ultimo piano che definii con orrore l'Apocalisse, perché erano tutte le ossa delle necropoli pagane o cristiane materane, messe in buste della spazzatura che erano state distrutte dai ratti, e quindi c'erano ossa sparse in tutta la... uno shock, devo dire, che ancora ricordo. Ora, in questo caso, devo dire, anche qui c'è stata una tale disattenzione che non si capisce, se non con una dimenticanza per la materialità, laddove poi questi non solo non sono stati censiti, catalogati, inventariati, perché erano corpi umani, però non è stato dato neanche un, come dire, dignitoso ricovero all'interno dei magazzini. Questo si è iniziato a fare con un censimento curato dalla Luana Tonione, dagli stagisti di 1000 giovani per la cultura che arrivarono nel 2015 a Pompei, in cui sono stati risistemati tutti i magazzini, ma invece i calchi sono stati oggetto di un restauro appunto interno. E come vedete, questo è il primo calco di Fiorelli del 1863, che era a pezzi, ma è stato appunto oggetto di restauro, e adesso, come sapete, è riesposto. Altri esempi di conservazione delle resti umani, cassette, tra l'altro sempre in ambienti dei più improbabili, perché si depositavano, io lo chiamo l'effetto Pompei, è come se c'è una nuova eruzione, come le signore della ricerca prustiana vengono sorprese e fermate nell'atto in cui si mettono in belletto, qui nella cassetta viene deposta in un posto e dimenticata per sé. Allora, questo è un discorso molto importante da fare, su cui ci dobbiamo interrogare. Questi, vedete, gli altri calchi nel corso di restauro, ma ne parleranno le funzionarie successivamente, di questi restauri appunto, e poi di tutte le analisi. Questo è stato l'inizio di tutta una serie di analisi, a partire dalla TAC, che hanno dato dei dati straordinari sul genere, sulle patologie, sulla presenza o meno di ossa, eccetera, eccetera. Allora, nel 2015 volemmo, dopo i restauri, una prima collocazione dignitosa, una piramide, tra l'altro fatta da Vincenzo Per Venezia, un grandissimo architetto, tra l'altro
anche pubblicata questa esposizione, in cui abbiamo voluto appunto riflettere su questo contesto, esporli all'interno però di una di uno spazio circolare dove non si era accessibile ma si poteva passare solo all'intorno, in cui si spiegava la vicenda, si spiegava la vicenda dei calchi, si spiegava la vicenda del restauro e si esponevano, credo, in una maniera dignitosa. Ma questo ovviamente è stata solo una esposizione, tra l'altro che ha avuto grandissimo successo, e però era il primo passo verso un discorso che si sta facendo qui all'interno di Pompei di una musealizzazione dell'area, cioè come si è cercato di rimettere in situ oggetti all'interno degli spazi domestici, così anche si è cercato di fare per alcuni dei calchi. Tra l'altro qui c'è proprio adesso invece bisogno di un progetto complessivo che non c'era, c'è di esposizione, anche per difficoltà negli spazi in questa fase di grandi restauri e di ristrutturazione degli edifici, ma le soluzioni trovate nel corso del tempo, su cui arrivo brevemente, sono state le molteplici. Questo è un calco fatto da Maiuri a Necropoli Porta Nocera, del ritrovamento, ci ho ancora 3 minuti? Ritrovamento e esposizione attuale, anche qui con questa gabbia che non è più attuale, tra l'altro con soluzioni sempre diverse. Qui è stato lasciato anche il letto di Lapilli, su cui è morta la vittima, invece in altri casi, sono stati decontestualizzati, lasciati in situ, però una volta la coltre di Lapilli è stata scavata, si sono fatte delle piccole tombe, vedete queste, che anche questa è una situazione abbastanza bizzarra. Invece, tra l'altro, però si deve al Maiuri una riflessione significativa su questo aspetto, cioè quella della musealizzazione del calchi, e lui, anche magari all'interno di una temperie retorica anche degli anni 20, lui, come dire, rielaborava all'interno del suo concetto di umanità, cioè gli scavi di Pompei che erano importanti perché davano non solo nel nostro mondo contemporaneo la possibilità di vedere la vita quotidiana degli antichi, ma anche di pensare, di riflettere sulla loro umanità e sulla tragedia dell'evoluzione. Ora, questo vedete, lo stesso avveniva per gli scheletri dell'esposizione, ma su questo poi tornerà Valeria. Nel Casa del Fabbro, un allestimento del 1934, lasciato in situ la coppia, su cui tra l'altro siamo ritornati con l'analisi adesso, e nel 2014 come era conservati, nel senso, poi anche questi dimenticati, chiusa la casa, nessuno più interesse, i resti umani sono rimasti lì in maniera, devo dire, assolutamente sconcertante, per cui adesso sono stati riportati nel magazzino, oggetto di analisi, di studio e spero presto di pubblicazione, ma in attesa e poi in attesa anche di decidere sull'eventuale disposizione. In altri casi più sono stati più fortunati, case rimaste sempre aperte come quella del Menandro, un altro allestimento di Maiuri con le vittime in questa bara all'interno di uno degli ambienti. Allora, ma in altri casi la Villa dei Misteri, scavo della Villa dei Misteri, recupero di un calco, esposizione all'interno di teche come si faceva allora, queste sono ancora per esempio presenti nell'allestimento, altre sono state messe in maniera decontestualizzata, qui presenti fino al 2014 nel macellum, quindi nel mercato, questi non avevano niente a che fare, ma sono stati ovviamente rimossi, altri nei granai del foro che si possono vedere dall'esterno, altri ancora lasciati in situ in case chiuse come questa povera vittima, una casa che ormai è chiusa dagli anni 80 ed è ancora lì in attesa di una considerazione. E poi invece quelli degli anni 80, tra l'altro fatti in cemento, non so perché, invece il gesso tra l'altro con una qualità meno elevata, rimasti in situ su questo abbiamo molto discusso con i miei funzionari di allora. Devo dire, ho colto anche la loro posizione, nel senso io all'inizio, dato che erano anche questi lasciati così in abbandono, volevo riportarli all'interno degli spazi, invece essendo l'unica testimonianza ancora in situ sulla Pilli, si è deciso di lasciarli in situ, ma anche questi non hanno ancora una cosiddetta valorizzazione. L'orto di Fuggiaschi, sempre sistemato così da Maiuri, tra l'altro anche questo difficilmente percepibile al di fuori con i riflessi del vetro, eccetera, eccetera, ma diventano un oggetto veramente quasi di curiosità, fino all'ultimo allestimento della Casa di Sirico, dove si è deciso, dopo il restauro, di rimettere i primi 3 calchi di Fiorelli restaurati, recuperati e restaurati, perché erano stati rinvenuti proprio in un vicolo fuori della casa. E poi una destinazione ultima all'interno di questi edifici in cristallo
l'acciaio, che erano stati realizzati negli anni tra il 2000 e il 2010 per tutt'altro fine, ma non erano mai stati utilizzati per tutta una serie di problemi su cui non voglio ritornare. Essendo vuoti ed essendo costati tantissimo, si è deciso di mettere i carti qui provvisoriamente, non ci si entra ma si possono vedere facilmente dall'esterno, e questa è una soluzione. Tra l'altro si è cercato anche di riempiegare le famose vetrine che erano in deposito anche in una situazione abbastanza precaria, come oggetti, come vetrine di esposizione, anche per ricordare un po' la storia. Ma come vedete il discorso è molto complesso, e prima di chiudere vorrei riprendere questo discorso su come, che vorrei discutere insieme a voi, su come esporre questo patrimonio. Qui c'è un articolo, un libro uscito di recente, nel 2018, di Ernesto De Carolis, che è stato un funzionario di questa sovrintendenza, tra l'altro responsabile del laboratorio di restauro dove molti di questi erano conservati, se non dire abbandonati, che dice giustamente: è doveroso una dignitosa e riservata sistemazione perché è testimonianza di viventi di male tragedia, in particolare per quanto riguarda i calchi, non siano oggetti di una curiosità da esporre o da fotografare, come ricordo di un viaggio a Pompei. Però anche questo lo trovo banale, perché il problema non è la curiosa esposizione, ma anche la dignitosa conservazione, perché proprio gli stessi, sempre denunciando questo aspetto, ci si dimentica che poi spesso vengono abbandonati in depositi in soluzioni totalmente inadeguate dal punto di vista della conservazione e della dignità, ed è proprio su questo che dobbiamo riflettere. Grazie per l'attenzione. Grazie Massimo Sanna per questo interessantissimo excursus, e soprattutto per aver avviato una riflessione sullo studio, l'analisi, la conservazione e l'esposizione finalmente nell'ambito di un quadro organico e non, diciamo, parziale, che riguarda l'intero patrimonio di calchi e naturalmente i loro contesti di provenienza. Ora diciamo, proseguiamo lo step successivo rispetto a quello che il professor Rosanna ha esposto finora, con Valeria Amoretti, che è un'antropologa del Parco Archeologico di Pompei, uno dei nuovi funzionari antropologi che fortunatamente sono finalmente tra i ruoli delle sovrintendenze e degli istituti, i luoghi della cultura del Ministero, e che hanno dato un po' quella svolta appunto nello studio e nel trattamento di questi dati anche all'interno del Ministero. La sua relazione è dal titolo "Non solo calchi, stato dell'arte e prospettive di studio dei resti scheletrici pompeiani". Eccoci qui, ora torniamo, diciamo, dopo la meravigliosa relazione del professore, torniamo su un materiale certo che è un unico a livello mondiale, torniamo a quello che è un materiale più normale, torniamo alla normalità per modo di dire, perché appunto a Pompei quelli che sono i resti umani rinvenuti non sono scheletri, quindi sono più abituati a vedere qualcosa del genere, però si tratta comunque di vittime. Non abbiamo sepolture, abbiamo, sto dicendo forse qualcosa di banale ma va puntualizzato, abbiamo appunto dei corpi che non sono il risultato appunto di un'azione volontaria di sepoltura, ma sono appunto il risultato di quella che è una catastrofe di massa in epoca imperiale. Quindi vi andrò a parlare di quanti sono i corpi rinvenuti. Non vi posso dire esattamente quanti sono di Pompei, quanti sono i morti per l'eruzione pompeiana, ma vi posso dire, da queste stime che sono state fatte nel 2004 da Mizzo, quanti sono i rinvenimenti di corpi che sono stati rinvenuti all'interno del Parco Archeologico di Pompei. Al momento il conteggio è 1047 corpi, inclusivi degli 86 calchi. Quindi potete immaginare e potete capire quanto sia inferiore il numero dei calchi rispetto al numero dei corpi. Ci troviamo appunto davanti a un numero comunque molto alto, ma che non rispecchia esattamente quella che è la disposizione. Quando voi vedete che nella Regio Quarta non ci sono quasi ritrovamenti, devo dirvi che la Regio Quarta non è quasi del tutto scavata. Quindi questo conteggio, in realtà, finché tutta l'area di Pompei non sarà scavata, non sarà possibile averlo, diciamo, appieno. In quest'ultimo periodo abbiamo avuto la fortuna, devo dire, la fortuna derivante appunto dal grande progetto Pompei, che quindi ha consentito anche un'estensione delle aree di scavo,
di intercettare alcune sepolture. Quindi il numero di 1047, con una sepoltura dal cosiddetto culli, dal vicolo dei balconi, un'altra di infantile sepoltura, una vittima dal vicolo dei balconi, una vittima del terme centrale e 11 vittime da quella che noi definiamo Skeleton's Room, la stanza degli scheletri, arriva a 1060 individui. Allora, quando noi parliamo di calchi, dobbiamo considerare che ogni scheletro Pompei è potenzialmente un calco, perché in tutti i casi lo strato di cenerite si è appoggiata al di sopra dei corpi e quei vuoti che sono serviti per i calchi si conservano in quasi tutti. In alcuni casi però non è possibile riuscire a creare un calco semplicemente perché quel vuoto negli anni è andato a riempirsi con la cenerite friabile che si è andata disgregando via via. Quindi quando voi vedete, questa è la casa di Giulio Polibio, quando voi vedete del terreno friabile intorno, si tratta semplicemente dei vuoti che sono andati a riempirsi via via nel tempo. Ma potenzialmente ogni scheletro, ogni ritrovamento scheletrico potrebbe essere un calco. E diciamo che il parco ha deciso che in caso di un rinvenimento in cui il vuoto sia mantenuto e sia conservato in buona parte, si proverà comunque a creare un calco secondo quelle che sono appunto le tecniche tradizionali che sono state utilizzate finora. Come vedete, ogni scheletro è potenzialmente un calco, qui si vede ancora meglio, si tratta di vittime rinvenute all'aperto presso una palestra grande. In questo caso qui sono proprio visibili le impronte del vuoto, purtroppo qui non è stato possibile fare il calco in quanto si trattava di una di una sepoltura non del tutto completa. Abbiamo anche il contrario però, ogni calco è potenzialmente uno scheletro. E di questo ci siamo resi conto quando siamo andati a rimuovere questo calco di individuo infantile, denominato calco 22 secondo la numerazione del grande progetto Pompei, già restaurato ma purtroppo situato in un'area per niente favorevole dal punto di vista meteorologico. Purtroppo si ritrova al di sotto di una serie di scoli, per cui ha avuto più problematiche di conservazione rispetto agli altri. Una volta andato a intervenire sul calco e una volta asportato per la sua conservazione, ci si è resi conto del fatto che qualcosa nel terreno di giacitura, nella cenerite, era strano. E in effetti sì. Al di sotto dei calchi a volte si mantengono le ossa, proprio per l'effetto del vuoto stesso. Le ossa cadono per forza di gravità e spesso non vengono inglobate all'interno della matrice. Per cui può succedere, e a volte succede, che le ossa possono essere studiate in laboratorio. E questa per noi è una grande fortuna perché ci permette di avere la possibilità di studiarle nonostante appunto si pensasse che fossero inglobate nella matrice senza la necessità appunto di una radiografia. Vado velocemente perché siamo in ritardo. Passiamo al primo ritrovamento dopo, dal 2002 al 2018, si tratta di 16 anni, dopo 16 anni il primo ritrovamento il primo ritrovamento alle terme centrali, si tratta di un individuo infantile. Durante, pensate quanto è strana la vita e quanto è strana la morte, questo individuo infantile è morto durante un restauro, è stato ritrovato durante un restauro. Mentre si restauravamo alle terme centrali è stato intercettato questo piccolo frontale e di lì è partito appunto uno scavo con un antropologo e il numero 3 geologi, che sono fondamentali nel nostro lavoro. Una stratigrafia semplicissima perché in realtà si trattava di un lacerto di terreno che era rimasto in situ durante i lavori, diciamo, settecenteschi di scavo. Vedete una ottocenteschi, mi suggerisce il professor Sardo. Vedete una serie di tagli, ma una piccola area che è stata comunque
comunque risparmiate e questa piccola area, questi resti che a uno scavo più approfondito hanno rivelato essere appunto praticamente totalmente sconvolti. In questo caso noi possiamo pensare di chiamare questi resti una sepoltura e non più una vittima, nel senso che si tratta di una sepoltura secondaria. La cosa particolare è che chi ha intercettato questo colpicino, vedete, questi sono tutti tagli. Questo taglio a destra è proprio derivante dal lavoro ottocenteschi, e chi ha intercettato questa sepoltura ha cercato certamente degli oggetti, ha raccolto, vedete, i femori sono stati raccolti volontariamente, però a un certo punto ha lasciato il colpicino lì dov'era. Vi dico lì dov'era per una motivazione semplice: qui c'è ancora intorno al cranio il vuoto del corpo, e vi posso dire che la cinerite era in situ semplicemente perché la cinerite si appoggia stratigraficamente su quelli che erano gli strati del cantiere. Gli strati del cantiere di restauro del 79 d.C. sono esattamente al di sotto della cinerite arrivata. E questo che cosa ci dice? Ci dice che il bambino, se è morto qui, e questa, diciamo, questa impronta ce lo fa pensare, il bambino si trovava al riparo. Si ritrovava al riparo perché mancano i lapilli. La stratigrafia pompeiana è molto semplice. La cinerite da sola si trova solamente dove i lapilli non hanno potuto arrivare, e quindi in spazi che sono chiusi. Questo ci dà l'idea appunto di com'era quel cantiere. Ci dice anche che appunto ci devono essere delle impalcature, dei rifugi temporanei, qualcosa che appunto fu utilizzato come rifugio. Protezione o ricerca, direi che ha già parlato il professor Losanna di questo, però noi non vorremmo scegliere, ma se dovessimo mai scegliere, sceglieremmo comunque la tutela. Sceglieremmo la tutela rispetto alla ricerca. Stiamo cercando di portare avanti entrambe le cose, il che è abbastanza problematico perché ci troviamo, come avete già sentito, a dover ancora fronteggiare quelli che erano i problemi precedenti. Per cui, ve l'ha già fatto vedere il professore, mi sono fatta molti problemi a farvi vedere determinate cose. Noi ci troviamo a fronteggiare quelle che sono delle piccole emergenze quotidiane che via via però vengono appunto recuperate. Quando io parlo di recuperi, parlo veramente di recuperi. Parlo dell'andare, trovare dei resti umani che sono anche stati scavati, magari con criterio, sono stati anche messi da parte criterio che per l'epoca poteva essere quello migliore, ma che adesso appunto si trovano ad essere in un certo senso abbandonati e che hanno necessità di essere nuovamente catalogati, di entrare in un, diciamo, in un circuito positivo di inventariazione, protocollazione e immagazzinamento, insomma, e ovviamente di catalogo. Però la cosa che più ci preme è riuscire a recuperare per riuscire a metterci in pari col progresso, e ci mettiamo in pari anche col progresso borbonico, tra l'altro, perché molto spesso ci capita di andare a recuperare da quelli che sono scarichi resti umani, proprio per darvi l'idea di quanto poca considerazione si potesse dare alle ossa provenienti dall'eruzione. Quello che interessava erano i gioielli, erano i manufatti. Certo, non i crani che venivano buttati al pari appunto dei laterizi, ma sembra strano, anche questi recuperi ci danno delle grandissime informazioni e le stanno numericamente aumentando, quindi possiamo veramente avere una serie di informazioni che prima ci erano negate. Questa immagine l'avete già vista, l'ha già messa il professor Losanna, io ve la ripropongo proprio perché non sono sinceramente una sostenitrice di quella che è la conservazione in posto. Questo appunto è ciò che può accadere, non certo ciò che accadrà, però quello che può accadere nel pensare di mantenere degli scheletri che sono materiale fragile. Quando diciamo materiale sensibile, anche sensibile nel senso di fragile, è un materiale talmente fragile che la sua conservazione, in posto che non sia idoneo o climatizzato, eccetera, pone grandi problemi.
Diciamo che quando si vuole pensare a conservare in situ uno scheletro pompeiano, bisogna pensarci molto bene per evitare determinate situazioni. E qui, l'ultimo fuggitivo, io spero proprio di no. Spero che ci siano altri scavi, spero che ci siano altre ricerche, altre scoperte. Questo è quello che avete visto voi, quello che ha visto l'opinione pubblica, quello che è stato visto in Mondovisione. Una bellissima foto, ma nella realtà, vedete, io vi faccio vedere quello che c'era sotto. Quello che c'era sotto, il tesoretto di cui si è già parlato, vedete, era inserito all'interno di un contenitore che aveva anche parti di stoffa che sono state analizzate dalla dottoressa Coletti all'interno del nostro laboratorio. E vedete qui un vertebre lombari, toracica e poi il nulla, l'apino. Veramente non avevamo idea. Quando vi abbiamo dato al pubblico alcune informazioni, erano informazioni preliminari. Io sono fiera in realtà di come il parco gestisce questa cosa, perché si tratta di una grandissima, secondo me, onestà intellettuale nel dire passo passo, nel far capire al pubblico, che poi è un pubblico che è mondiale, quali sono i passi che si compiono, quali sono le ipotesi iniziali, quelle in corso d'opera e quelle anche finali. Questo è quello che abbiamo rinvenuto circa 60 centimetri più sotto. Vedete? Un emicostato destro, un emicostato sinistro, scapola destra, scapola sinistra, il tutto praticamente affondato in una parete di lapillo. Le clavicole. E qui potete vedere, le ossa erano, qui si vede benissimo, immerse all'interno di blocchi di cinerite affondati in pezzi nella pillola. A questo punto, finalmente, abbiamo trovato gli arti superiori, il cranio, la mandibola, le vertebre cervicali e addirittura una tiroide ossificata, che se ce ne fosse bisogno, fragile. È un elemento talmente fragile che se ci fosse stato un impatto con un masso si sarebbe frantumata in mille pezzi. Questo è un particolare del cranio con una frattura dello zigomo che non sapremo mai se è derivata dalla tegola di lato o da qualche elemento durante l'eruzione. Questa è la pianta. Notate quant'è la differenza, quant'è la distanza proprio metrica fra gli arti inferiori e il cranio. Si tratta di 1,30 m circa. La sezione abbastanza impressionante, devo dire. Mi direte, come fa quel masso a rimanere su? Cosa è successo? È stato effettivamente difficile capire, ed è stato un lavoro di gruppo, è stato un lavoro di gruppo che ha coinvolto non solo me come antropologa, ma ben tre geologi, il dottor Amato, la dottoressa Perrotta e il dottor Scarpati, e tutti gli archeologi presenti, che sicuramente avevano più praticità di me nell'individuale quelli che sono i tunnel derivanti dagli scavi antichi. Ciò che è successo è questo, fondamentalmente. La vittima si trovava in una posizione già reclinata, immersa nel flusso piroclastico, denominato D, che lo ricopriva parzialmente. Un secondo flusso piroclastico ha portato il masso. Il flusso è particolarmente tenace. Qui in napoletano gli operai lo chiamano tuono, proprio per il rumore che fa quando il piccone lo incrocia. E quindi, quando parliamo di questa materia, parliamo di una materia coesa, durissima, che già sul fragilissimo lapillo. Quando circa 16 secoli dopo è stato scavato un tunnel. Questo tunnel, dopo l'utilizzo, è crollato, portando appunto le ossa a scendere poco alla volta, gentilmente, Usman, in blocchi mantenuti parzialmente dal tuono, fino ad arrivare a 1,30 m sotto. Ecco svelato l'arcano di quello che è appunto la vittima 1 di CPPM. To display or not? Diciamo che
Secondo me, esporre è un dovere. Con le debite attenzioni, secondo le raccomandazioni del libro, secondo la sensibilità dell'ente che lo fa, rispettando quella dello spettatore, cercando di rispettare i diritti di quelle che sono comunque vittime antiche. Però sì, secondo me, i resti scheletrici pompeiani hanno la necessità di essere esibiti, una bruttissima parola, di essere comunque mostrati al mondo, perché fanno parte di un'eredità che noi abbiamo e che è importantissima, che ci mantiene viva appunto il ricordo di una città e soprattutto della vita delle persone che quella città abitava. Io ho finito. Grazie per questa esposizione a 360 gradi che ci ha messo di fronte alla ricerca archeologica e all'importanza della raccolta sistematica e analitica dei dati, no? Quanto sia fondamentale poi a finire la ricostruzione scientifica e storica, e anche ad una serie di quelli che sono gli interrogativi di cui discuteremo in questi giorni, in particolare l'ultima domanda che ho posto alla dottoressa Amaretti. Adesso sentiamo e ascoltiamo le relazioni di Hanni Dudet dell'Università di Bordeaux Han e William Van Andel della Corporate Institute di Parigi, l'archeologia del gesto funerario nella necropoli di Porta Nocera, Pompei, naturalmente. Articolo del 1970 nel quale affronta in un articolo del 1970 nel quale affronta la definizione degli approcci riguardanti gli studi sulle pratiche mortuarie, Lewis Binford mette in evidenza le prospettive filosofiche sui comportamenti umani rispetto alla morte e i dibattiti antropologici sulla questione. Si trattava in quel periodo di porre l'accento sul significato del senso di morire nella società romana, della società umana, di evidenziare l'impatto delle interpretazioni filosofiche e sociologiche, ma senza dare veramente importanza alla morte archeologica. La morte tale come è descritta attraverso un esame dei resti e delle tracce archeologiche. La ragione, chiaramente, in quegli anni lì, l'assenza di studi sui resti umani, più in generale un studio spinto sui gesti funerari, soprattutto su molti dei cantieri archeologici, l'assenza di metodo suscettibile di identificare pratiche e costumi funerari. Per le nostre epoche, greca e romana, i funerali di Patroclo o i testi di legge di Cicerone continuano a fare da base allo studio dei costumi funerari degli antichi. All'incirca 50 anni dopo si può dire che il recente sviluppo dell'archeologia della morte permette di rovesciare queste prospettive. Da una trentina di anni lo studio dei comportamenti funerari nelle società del passato ha beneficiato di maggiori apporti metodologici. La tafonomia del cadavere, più ampiamente, i diversi approcci sviluppati nel quadro dell'archeotanatologia hanno fornito agli specialisti in materia funeraria delle chiavi di lettura più performanti al fine di comprendere l'organizzazione delle pratiche mortuarie. Se attualmente si volge un'importante attenzione alle tracce e alle vestigia lasciate dall'atto funerario, è senza dubbio grazie ai progressi realizzati dalla disciplina antropologica, che si è spostata sul campo per far interagire le considerazioni derivanti dai resti dei defunti e quelle provenienti dai contesti di scavo. Anche se per lungo tempo l'attenzione era focalizzata sul monumento funerario
o sugli oggetti deposti all'interno della tomba, lo sviluppo dell'antropologia detta da campo, che riposiziona i resti dei defunti al centro della ricerca, ha dato alla stratigrafia delle tombe, alla tafonomia e allo studio del materiale deposto una nuova importanza. Lo scavo permette infatti di conoscere, a volte con molti dettagli, come e quando il morto ha beneficiato di funerali, come e per quanto tempo la sua memoria è stata mantenuta o celebrata. E l'insieme di queste considerazioni che definisce la pratica archeotantologica. Cremare, interrare o commemorare un morto lascia delle tracce, a volte anche molte tracce, sotto forma di ossa umane, di artefatti o di ecofatti lasciati intatti o frammentari o ancora spostati, tracce che permettono di integrare la tomba all'interno di un tempo funerario che può essere ricostruito dalla preparazione del morto o dal momento dei funerali fino alla deposizione in tomba e in seguito fino alle visite e feste commemorative che mantenevano per un solo momento, soltanto, il ricordo del defunto. Si arriva dunque alla nozione di una sequenza funeraria, piuttosto che di momenti funerari o di una catena operativa funeraria. Come indicato da Jean Leclerc, è solamente entrando nel tempo dell'oblio che i resti umani escono veramente dal tempo funerario. Il periodo funerario comincia con la morte dell'individuo e volge al termine con l'oblio. Le tracce che permettono di restituire alcuni aspetti del momento funerario sono oramai molteplici, ad esempio le materie organiche intrappolate negli oggetti di corredo metallici ci informano sull'abbigliamento del morto, oppure gli effetti delle costrizioni esercitate sull'ossa indicano l'eventuale presenza e la forma di una bara. A volte ci informano su un avvolgimento del corpo e dunque sulle modalità dell'interramento. Altre tracce vengono rilevate attraverso un esame puntuale dei depositi all'interno delle tombe. Allo stesso modo, l'analisi dei residui della pira funebre riversati nella tomba permette di restituire le offerte poste sul rogo, un po' di carne, qualche frutto, per esempio. Altro esempio è la lucerna abbandonata sull'area di cremazione, che può portare i segni di due momenti funerari differenti. Le bruciature localizzate sui fianchi dell'oggetto indicano che essa è stata deposta ai piedi del rogo al momento della cremazione. Il suo ribaltamento volontario e la sua alterazione intenzionale mostrano che ha subito un trattamento particolare alla fine del processo di raccolta delle ossa del defunto. In altri termini, una molteplicità di contesti archeologici che contengono ciascuno una moltitudine di informazioni sulle pratiche osservate. Questa quantità di informazioni, ormai individuate nelle necropoli, si spinge a ammettere che le pratiche funerarie dell'antichità non possono più essere comprese attraverso la visione distorta dei testi o dei trattati di antropologia socioculturale, ma che devono essere restituite e comprese attraverso un esame serrato delle tracce e degli oggetti lasciati negli spazi funerari e nelle sepolture. Si è ben inteso che il numero delle informazioni raccolte dipende in primo luogo dallo stato delle conservazioni dell'insieme funerario scavato, dalla preservazione dei suoli che hanno intrappolato le tracce dell'attività, dalla conservazione delle sepolture stesse che avrebbero potuto essere intaccate da saccheggi o dal recupero di materiali. La ripetizione di questi gesti eseguiti nel momento dei funerali e delle feste di commemorazione hanno lasciato, ho già detto, una moltitudine di tracce che noi rileviamo e studiamo dal 2003 nel quadro dello scavo 15 anni di una delle necropoli romane di Pompei, la necropoli di Portanoscera. I recinti funerari scavati a Portanoscera
sono in effetti particolarmente adatti a un lavoro archeologico sul gesto, sull'azione e sulle pratiche rituali. Si tratta di recinti chiusi, composti da suoli intera, formatisi nel quadro di una pedogenesi attiva e che assicurano la protezione dei corredi e delle ossa lasciate sul posto. L'eruzione che ha distrutto la città ha fossilizzato questi suoli nello stato in cui si trovavamo nel 79, facendo modo che avessimo l'eccezionale opportunità di studiare simultaneamente i livelli di funzionamento delle necropoli e la parte profonda sepolcrale delle tombe. Si può dunque qui comprendere l'insieme delle cerimonie che si organizzavano attorno ai tre momenti o tempi funerari che hanno lasciato delle tracce specifiche. La cremazione dei defunti sulla pira funerale, questo è un esempio recente, l'interramento dei resti ossei, atto che fondava la tomba in età romana, e gli onori resi regolarmente ai morti una volta che la sepoltura era costituita. E perché oggi vorremmo capovolgere le prospettive e mettere in evidenza non tanto le informazioni testuali o esegetiche, non tanto le griglie di lettura teoretiche proposte da Binford o la pertinenza dei confronti etnologici, ma vogliamo sottolineare la fase sul campo, che è quella del riconoscimento corretto della stratigrafia, quella delle istituzioni, di protocolli precisi di raccolta del materiale ossa, quella della registrazione più esaustiva possibile dei resti. Questo lavoro sul campo, lo scavo, che possiamo definire secondo Tim Ingold l'arte dell'inchiesta, è una maniera di conoscere, di riconoscere le pratiche funerarie in una diversità che abbia un senso. Si tratta di mettere in corrispondenza sul terreno un'attenzione ponderata e dei materiali viventi, grazie alla vita manuale, seguendo la lama della cazzuola, seguendo gli strati archeologici. E da questa reazione di corrispondenza sul terreno che procede la conoscenza archeologica, piuttosto che l'analisi dei dati all'interno di un quadro teoretico. In altri termini, lo scavo costituisce bene un'operazione analitica nel suo complesso, punto di inizio essenziale delle riflessioni operate in laboratorio o nelle biblioteche. La relazione tra l'oggetto e il suo contesto non è fatta dopo lo scavo, ma durante, con il rigore necessario a quest'arte dell'inchiesta. L'obiettivo è chiaro. Si tratta di caratterizzare le pratiche funerarie, di riconoscervi i differenti momenti, di restituire le sequenze rituali o gestuali che permettono di ben gestire la morte e il morto. La notazione di tracce e delle offerte autorizza una restituzione dei gesti tecnici quando essi riguardano la costruzione della tomba o la preparazione del rogo, dei gesti simbolici invece quando si tratta di organizzare il cambiamento di stato del defunto collocato nella sua ultima dimora, la tomba, e ancora quando si progetta o si mette in scena il ricordo del defunto. Non vanno dimenticati i gesti involontari o non comandanti dal pensiero che adornano tutte le azioni umane. Dalla traccia al gesto, l'archeologia permette di studiare da più vicino i comportamenti funerari e anche di comprendere la loro varietà. Questo reinvestimento tecnico sul campo, associato a una miglior conoscenza dei materiali, ossa, vegetali, ceramica, vetro, eccetera, apre a delle prospettive inesperate sul studio delle pratiche funerarie, in particolare sulla materialità dei gesti funerari, sull'impatto delle cose, artefatti e ecofatti sul pensiero umano. Secondo Nicole Boivin, la manipolazione di oggetti può
può essere il senso, il succo di un'azione, senza che sia necessario dare una motivazione all'utilizzo dell'oggetto o di sentirsi capaci di esprimere un valore astratto per tutti i tipi di pratiche o di gesti. Il senso è nel fare e non nell'esegesi del fare, che conferisce all'oggetto un valore decisivo nell'azione svolta. Il suo valore informativo veniva percepito attraverso la sua posizione nei presi delle tombe, attraverso la sua frammentazione e la sua evoluzione tafonomica. A Pompei, tra le tracce materiali lasciate sui suoli e nelle sepolture, saranno presi in considerazione differenti tipi di oggetti archeologici, la cui ripetizione quasi sistematica permette di riconoscere dei gesti rituali che definiscono a Pompei i differenti momenti funebri, le lucerne, i balsamari, che ci informano sicuramente sull'uso dei profumi, i bicchieri a pareti sottili che contenevano sicuramente del vino, un prodotto legato alle offerte, così anche le offerte animali e vegetali identificate grazie alle ossa animali e ai resti vegetali, questi ultimi preservati grazie alla carbonizzazione. Stiamo parlando qui in particolare dei soli riti funerari, in quanto i gesti sviluppati attorno al morto e ai suoi resti, come la raccolta delle ossa sul rogo, partecipano non tanto all'inquadramento simbolico delle cerimonie, ma alla costituzione della sepoltura. Si parlerà più volentieri dunque di gesti costitutivi piuttosto che rituali. Vuole dire che è tempo di finire, ma c'è qualche cosa da dire ancora, eh? Allora, nel corso degli ultimi decenni lo studio antropologico delle sepolture secondarie e cremazione si è focalizzato principalmente su un approccio quantitativo dei resti umani crociati, che ci informa sulle modalità della cremazione e sulla maniera nelle quali è stata realizzata la raccolta delle ossa bruciate sull'area di concussione. I lavori che è stato recentemente possibile condurre nella necropoli di Portanoscera sono stati l'occasione di sperimentare una via non ancora esplorata in contesti come questi, in particolare la ricerca sistematica di connessioni osteologiche, che mirano a identificare i resti che si possono rapportare a un stesso individuo. Le connessioni osteologiche si contrappongono alle relazioni di esclusione che servono queste ultime, alla stima del numero minimo di individui rappresentanti all'interno dell'insieme osteologico. Le connessioni di secondo ordine, si vede sulla diapositiva, vengono riconosciute nel momento dello studio in laboratorio. Collage dei frammenti si congiungono, contiguità articolare, simmetria, appartenenza a uno stesso insieme patologico, identità dello stadio di maturazione o similitudine di degrado della robustezza. Infine, le connessioni molecolari. Molecolari nel caso delle cremazioni, le connessioni basate sulla continuità articolare o sulla robustezza sono generalmente non valide, allo stesso modo che le connessioni paleobiochimiche. Il primo caso da affrontare, e magari devo finire con questo, è quello, è il primo e l'ultimo, ci sono tante, primo e ultimo allora. Il primo caso da affrontare è quello delle sepolture che hanno restituito delle ossa umane combuste appartenenti a un stesso individuo in due unità stratigrafiche distinte appartenenti alla stessa tomba, per esempio nel ricettacolo funerario e nelle ceneri riversate all'interno della fossa. Si può pensare a priori che le prime ossa provengano dalla raccolta manuale dei frammenti ossei sull'area di cremazione, mentre le seconde dalla pulizia dell'area stessa. Numerosi sono gli esempi dove le connessioni dimostrano che questi resti ossei sono appartenenti a un stesso individuo. Se l'urna contiene
i resti di molteplici soggetti, bisogna evidentemente preoccuparsi di capire a quale individuo appartengano le ceneri accumulate nella fossa. Un esempio allora, nel recinto 23, dei Mesoni, il ricettacolo funerario della tomba 15, un'anfora tagliata sotto la spalla è inserita in posizione rovesciata all'interno della fossa. Questa conteneva i resti combusti di due soggetti. In alto un adulto anziano, forse di sesso maschile, il soggetto 15A. In basso, ecco lo studio antropologico, in basso un adolescente molto grassile, dal cui epitaffio comprendiamo che si tratta di un giovane uomo, Heliodorus, morto all'età di 18 anni, è il soggetto 15B. Nella fossa, all'esterno dell'anfora, in blu sulla diapositiva, delle ceneri ricche di carboni contenevano dei frammenti ossei combusti che se riferivano soltanto all'adolescente 15B. Già dal momento della sua costruzione, questa tomba era stata concepita per accogliere i resti di due soggetti. Il recettacolo è in effetti molto più grande di quelli della maggior parte delle tombe. L'introduzione di ossa combusto avviene dal fondo dell'anfora tagliato, che era chiuso da un tappo rimovibile. Ora abbiamo dimostrato che le due deposizioni sono state separate da un tempo relativamente lungo. Il tempo necessario al deposito sedimentario dell'ammasso di ossa corrispondente al soggetto inferiore. Si può dunque ricostruire la storia di questa tomba nella seguente maniera. Un adolescente muore, viene cremato su una pira funeraria, un'anfora tagliata e inserita al rovescio della fossa scavata a questo scopo, le ossa combuste raccolte sul rogo sono introdotte nel fondo dell'anfora tagliata. L'area sul quale il rogo è stato eretto viene successivamente pulita e i residui riposti sul fondo della fossa al di fuori dell'anfora. In seguito la fossa viene interamente riempita, la stele che reca il nome di Heliodorus e la lastra di chiusura vengono collocate e il fondo dell'anfora chiuso con un tappo. Passando sicuramente molti anni, l'adulto la cui sepoltura era già prevista all'interno della stessa tomba muore e viene cremato sul rogo. Il tappo che chiude il fondo tagliato temporaneamente levato per poter permettere l'introduzione delle ossa raccolte sull'area di cremazione poi viene rimesso al suo posto. E penso che devo chiudere qui. Grazie. Grazie per il tuo parere. Veramente interessante. Ora, Manuela Valentini e Stefania Giudice del Parco Archeologico di Pompei, Sara Masseroli della Sovrintendenza ABAP di Comole, Lecco, Monza e Brianza, Annalisa Capusso della Sovrintendenza ABAP di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ci parleranno del restauro dei calchi nell'ambito del grande progetto Pompei. Anche in altri materiali con il trascorrere del tempo,
impronte delle vittime dell'eruzione del 79 a Pompei e Bosco Reale, mentre non comprende altre vittime di città vesuviane, anche perché presentano differenti caratteristiche, per esempio quelle di Ercolano o di Oblontis. Il progetto si proponeva un obiettivo ambizioso, che era quello di garantire nel complesso la conservazione, la conoscenza, il deposito e poi anche in futuro l'esposizione di questi reperti rari e straordinari secondo le modalità più corrette e aggiornate dal punto di vista tecnico-scientifico e più rispettose appunto della loro dignità di materiali culturalmente sensibili secondo la definizione che già abbiamo visto proposta dal DICOM per i resti umani. Allora, il primo passo nel lavoro di progettazione è stato naturalmente quello della ricerca e della raccolta di documentazione bibliografica ed archivio specifica, che però si è rivelata un po' sorprendentemente all'inizio, come già appunto abbiamo sentito, molto scarna, molto ridotta infatti. Oltre a accenni o riproduzioni di singoli calchi in trattazioni relative alla città antica nel suo complesso, o le comunicazioni edite nelle notizie degli scavi di antichità, gli unici contributi diciamo specifici su questo tipo di reperti erano questo volume, che è in realtà un volume didattico diciamo a corredo di una mostra tenutasi nel 2010 a Bosco Reale, poi il volume già citato di Dwyer, e praticamente poco altro dal punto di vista bibliografico. Siamo passati allora alla ricerca invece d'archivio negli archivi, nei vari archivi della sovrintendenza a Pompei e anche a Napoli. Anche qui nella documentazione d'archivio abbiamo trovato dati sparsi, spesso frammentari e incompleti, per esempio un'altra constatazione che all'inizio ci ha un po' stupito è il fatto che non risulta documentato negli archivi della sovrintendenza praticamente nessuno degli interventi di restauro eseguiti in passato sui calchi, se non attraverso sporadiche notizie o fotografie come quelle che vi mostriamo, prive però di rimandi puntuali o di qualunque indicazione appunto degli interventi eseguiti, delle modalità e delle motivazioni di tali interventi, degli esecutori e quant'altro. Eppure poi le operazioni di restauro hanno rivelato numerosi interventi pregressi con l'inserimento di perni e poi dal punto di vista tecnico la restauratrice illustrerà meglio come questo procedimento è stato portato avanti, sono stati documentati comunque numerosi interventi diciamo nel corso del tempo. In questo senso quindi l'intervento denominato GPP34 si può considerare un lavoro in un certo senso pionieristico, perché ha affrontato per la prima volta il restauro di questi materiali unici in modo scientifico, multidisciplinare e complessivo. Il primo intento è stato infatti quello, come si diceva prima, di un censimento generale di tutti i calchi, sia quelli eseguiti che poi non sono stati trovati fisicamente, che quindi sono andati perduti nel corso del tempo, sia di quelli realizzati dei quali magari non c'era alcuna notizia né documentaria né bibliografica. Quindi parallelamente alla ricerca si è dato avvio alla ricognizione dei corpi attraverso sopravvoli a tappeto diciamo nella città antica, dal momento che non esisteva una mappatura precisa delle loro collocazioni. E come abbiamo visto anche prima, abbiamo potuto determinare, diciamo, riscontrare la seguente casistica. Qui erano corpi esposti in vetrine, quindi esposti al pubblico, collocate però in luoghi diversi da quelli del rinvenimento, per nulla legati appunto al rinvenimento. Corpi esposti invece in situ, alcuni molto noti e ricercati dai visitatori come quelli dell'Orto dei Fuggiaschi, altri invece al di fuori degli abituali percorsi di visita, come per esempio quelli di Porta Nocera. Poi corpi in situ però in luoghi da molto tempo chiusi o comunque non accessibili al pubblico, con gravi problemi quindi di degrado e di conservazione. Infine corpi immagazzinati in luoghi non accessibili al pubblico, anche questi, di alcuni dei quali, come già abbiamo sentito, si era addirittura persa memoria, per esempio nella Casa del Bracciale d'Oro, nelle Terme del Fomo o nelle già citate Terme del Sarno.
Infine, gli ultimi carichi censiti sono quelli che si conservavano Bosco Reale immagazzinati nei depositi oppure esposti nelle vetrine dell'antiquario. L'individuazione dei corpi, difficoltosa e a volte incerta anche per la loro condizione frammentaria e incompleta, è stata accompagnata da una schedatura preliminare che ha raccolto e sistematizzato i dati disponibili in fase di ricognizione. Ci siamo posti inizialmente il problema della numerazione, dell'individuazione di questi reperti, e la decisione presa dal punto di vista metodologico è stata quella di assegnare a ciascun calco o frammento riconosciuto una numerazione progressiva convenzionale, che poi è stata sostituita a restauro concluso con il definitivo numero di inventario, che ora invece identifica ogni corpo in modo individuale e univoco. Vi facciamo vedere rapidamente le varie schermate, diciamo, della scheda. Per ogni calco si è compilata una scheda contenente i dati, per così dire, anagrafici, che ne consentono il riconoscimento, il luogo di conservazione, il livello di degrado, una serie di immagini fotografiche generali e di dettaglio ed eventuali note su aspetti particolari rilevati in fase appunto di ricognizione. A progetto in corso poi la schedatura è stata integrata con ulteriori informazioni di carattere archeologico, bibliografico, grafico, fotografico, antropologico e di restauro. Ogni calco ha avuto poi anche una propria scheda antropologica specifica che è stata elaborata e che ha guidato, ha aiutato poi anche le operazioni ovviamente di restauro. Dunque, ad ogni calco, qui ci preme puntualizzare alcuni aspetti, diciamo alcune voci di questa scheda, ad ogni calco in particolare è stato assegnato con un codice un livello di degrado da 1 a 4, livelli di degrado che sono stati numerati e definiti sulla base dello stato di conservazione naturalmente e anche dell'intervento di restauro che ciascun livello di degrado richiede, questo anche per poter determinare i tempi e i costi dell'intervento appunto in fase di progettazione, oltre che l'urgenza del restauro dei singoli individui. Tornando un attimo alla questione della numerazione e inventariazione, è necessaria qualche precisazione importante, diciamo appunto sulla natura di questi reperti. Come già è stato illustrato, non si tratta di ovviamente di calchi in senso classico, ma di reperti che contengono resti umani, anche se a volte non immediatamente riconoscibili perché completamente ricoperti dall'involucro di gesso, di cemento o di altro materiale solido. Poi in alcuni casi i TAC hanno rivelato appunto che alcuni di questi calchi non contengono effettivamente resti umani, ma la maggior parte almeno parzialmente sì. Il codice etico ICOM, che abbiamo già più volte citato, richiede ovviamente per questo tipo di reperti trattamento ed esposizione in luogo sicuro e rispettoso della loro dignità. In questo caso poi si tratta di reperti sensibili, come abbiamo già detto, unici, documentati soltanto nella realtà vesuviana, nelle città vesuviane. La mancanza di una numerazione o inventariazione prima del grande progetto Pompei era dovuta a una precisa scelta dell'amministrazione che era stata sentita come una forma di rispetto appunto nei confronti di esseri umani dei quali i calchi conservano i resti e la forma. Così dopo una prima numerazione che c'era stata all'inizio, diciamo, riportata nelle librette di scavo e poi abbandonata, ogni calco era associato semplicemente in letteratura all'ambiente di rinvenimento o a qualche caratteristica particolare che non ne consentivano però una identificazione certa e univoca come abbiamo verificato appunto in fase di ricognizione. Erano numerosissimi calchi di uomo supino piuttosto che di donna sul fianco, ma è chiaro che questo non consentiva un'identificazione dell'individuo. E la nostra riflessione in merito ci ha portato quindi a fare una scelta diversa, in quanto abbiamo ritenuto indispensabile procedere all'inventariazione una volta completato il restauro e anche la ricomposizione dei corpi, spesso non in connessione frammentare, in modo da identificare, garantire e conservare poi anche il defunto nella sua individualità e restituirgli quindi in un certo senso un'identità. Passo la parola.
Sì, allora buongiorno a tutti. Nel corso del censimento, come è stato già detto, ci siamo imbattuti in situazioni abbastanza inquietanti, come quelle già ricordate dal professor Osanna, e in particolar modo i calchi conservati nelle terme del Sarno, che oltre a essere i primi calchi fatti nell'Ottocento, quindi particolarmente importanti e preziosi, erano stati abbandonati da più di 50 anni in condizioni disastrose, sicuramente legate al drammatico bombardamento di Pompei fra l'agosto e settembre del 43, che ha colpito questo sito con circa 170 bombe, e in particolare l'antiquarium dove erano conservati questi calchi. Però da lì sono stati portati alle Terme del Sarno e abbandonati, veramente abbandonati. E sinceramente noi ci siamo chiesti, ce lo siamo anche un po' chiedendo tuttora, come mai questo sia potuto accadere, perché riteniamo che i calchi siano veramente una testimonianza eccezionale, unica al mondo, che non ha uguali. Quindi diciamo quello che può essere considerato il reperto, fra virgolette, più prezioso di Pompei era diventato quello più dimenticato, trascurato. Non abbiamo una risposta precisa, personalmente ci è venuto in mente che ci possa essere stata anche una sorta di incapacità ad affrontare il restauro di questi calchi, che comunque era sempre stato condotto, da quello che abbiamo potuto verificare sui corpi, in maniera molto approssimativa e soprattutto finalizzata a una riesposizione del corpo, quindi modificandone la posizione, come nel caso del famoso uomo, cosiddetto uomo seduto, trovato nella palestra. Operazioni che peraltro hanno cancellato dei dettagli di grandissimo interesse, come impronte di tessuti, di calzature, insomma proprio una mancata comprensione dell'oggetto che si aveva tra le mani, e anche, credo, forse una sorta di rifiuto di quello che rappresentano i calchi, che sono evidentemente un'immagine della morte, essendo persone congelate nel momento in cui sono decedute, e quindi una sorta di dimenticanza istintiva nei confronti di questi corpi, che la cui visione può anche risultare disturbante in qualche modo, che può turbare, che non si sa bene come affrontare. Noi comunque abbiamo ritenuto appunto che il modo migliore per intervenire su questi calchi fosse, oltre ad affrontare il progetto in maniera multidisciplinare, fosse quello di trasportare ovviamente quelli trasportabili in laboratorio, ma soprattutto i grandi gruppi di calchi, soprattutto quelli che sono conservati nel quadrante sudorientale di Pompei, e in particolare quelli a partire dall'epoca di Maiuri fino agli anni 90, fosse quello di restaurarli in situ, perché movimentare dei calchi che comunque sono cementati e completamente inseriti nel contesto di rinvenimento poteva ulteriormente pregiudicare la loro conservazione. Quindi appunto i casi che abbiamo visto dei calchi di Porta Nocera, quelli dell'orto dei Fuggiaschi e quelli conservati sotto la tettoia nella Regione Prima. Per gli altri, quelli trasportabili in laboratorio, proprio come dei pazienti veri e propri, è stata costruita dalla ditta che ha curato il restauro nel 2015 a Tramentum una vera e propria lettiga in legno, che potete vedere, sulla quale sono stati posti su un materasso morbido, fermati con dei perni, perché comunque significava trasportarli per le strade basolate di Pompei, quindi insomma percorsi disagevoli, con una lettiga, suscitando chiaramente la curiosità dei turisti che spesso non capivano, e forse alcuni oggi ancora non capiscono di cosa si tratta, perché molti ritengono che siano statue di fatto, non persone o impronte di persone, quindi la percezione rimane sempre un po' ambigua e difficile da comprendere. E quindi la maggior parte in realtà sono stati restaurati nel laboratorio, cioè in un ambiente della Casa del Bracciale d'Oro di fianco al laboratorio di restauro nell'Insula Occidentalis, con appunto trattamenti sempre simili a quelli di un ospedale, gambe in trazione, flebo e quant'altro, per rimetterli in sesto. Puoi cambiare la slide? Ecco, questa è la copertina dell'intervento che appunto è stato progettato dal personale
dell'ex Soprintendenza Speciale di Pompei, oggi Parco Archeologico, condotto dalla ditta Tramentum nel 2015, ma come dicevamo, trattandosi di un progetto così complesso e anche ambizioso e appunto pionieristico, era assolutamente essenziale coinvolgere professionisti che in qualche modo potevano darci una mano ad arrivare a una comprensione abbastanza completa. Quindi, oltre appunto all'ausilio di un antropologo che ha aiutato alla ricomposizione dei corpi fatta anche attraverso immagini fotografiche, il recupero della documentazione d'archivio che in un qualche modo li descriveva, si sono affiancate attività di studio, alcune già in corso, altre intraprese in quel momento, come radiografie curate dalla professoressa Stellezer della Sydney University e anche dalla un gruppo che stava già studiando i calchi fatti a Portanola, un gruppo dell'Università di Valencia guidato dai professori Albia che è alla Pont. E poi c'è stata appunto questa esperienza delle TAC condotte su alcuni calchi che ci hanno dato delle informazioni assolutamente nuove e sotto con l'ausilio anche del professore, del dottor Babino e di Roberto Camigliula, analisi del DNA curate dal professore Davide Caramelli di Firenze e infine un altro nuovo importante studio dei materiali tessili a cura del professor Marco Galli e di Francesca Coletti. Come dicevamo, tutto questo si è abbinato a un'esposizione ideata dal professor Sanna Rapiti alla morte, che appunto ha esposto un numero di circa 20 calchi, e oltre a questo, visto che appunto volevamo restituire anche al pubblico i risultati di questo grosso lavoro, ne sono stati ricollocati temporaneamente in Piazza Anfiteatro, come è già stato detto, e poi ricontestualizzati presso il luogo di ritrovamento i primi 3 calchi fatti da Giuseppe Fiorelli. Passo la parola alle colleghe del restauro, Stefania Giudice e Manuela Valentini. Sì, molto, molto velocemente perché il tempo è praticamente già scaduto. Dunque, ecco. Sì. Allora, visto che il tempo è rimasto veramente poco, direi che salto direttamente al dettaglio tecnico che forse può essere più interessante. Credo che tutto sommato la difficoltà principale che ci siamo trovati davanti è stata quella di una totale assenza di documentazione dal punto di vista tecnico, proprio sia della realizzazione proprio tecnica dei calchi che ancora di più di tutti gli interventi che erano stati fatti durante la storia proprio conservativa di questi oggetti. Ci siamo trovati davanti a delle condizioni conservative veramente terribili dovute appunto a queste modalità di conservazione spesso completamente inappropriate, e quindi appunto presenza di particolato che era completamente compenetrato poi nelle porosità sia del gesso che nella struttura alveolare delle ossa, anche attacchi biologici perché in alcuni casi erano stati conservati in situazioni in cui erano sottoposti proprio all'azione degli agenti meteorici, per cui insomma la situazione è disastrosa, non mi dilungo. Anche la struttura ossea interna era veramente in cattive condizioni, spesso appunto con fratturazioni, con perdite totali di coesione e di materia minerale. La cosa più interessante tutto sommato che possiamo accennare qui è il fatto che siamo riusciti a riscontrare questo strano percorso inverso dal punto di vista qualitativo nella realizzazione dei calchi, per cui diciamo che i calchi più antichi vedevano l'utilizzo del gesso alabastrino, che è un materiale di buona qualità, puro, con una certa stabilità,
mentre invece successivamente si è cominciato a utilizzare la scagliola, che invece è un materiale decisamente meno costoso, probabilmente appunto era aumentata la quantità di realizzazione e quindi si cercava un po' di risparmiare sul materiale. Sì, anche, infatti, nel dopoguerra sicuramente c'erano anche meno soldi da spendere. È però un materiale con delle caratteristiche meccaniche di stabilità decisamente inferiori. Poi purtroppo è addirittura subentrato l'uso del cemento, che è veramente un disastro perché è un materiale tutto inappropriato, poco stabile, che oltretutto essendo molto più pesante ha prodotto proprio danni anche alla struttura ossea interna. Per cui diciamo che ci siamo trovati davanti anche proprio da questo punto di vista a situazioni molto diverse. E l'intervento ha visto una prima fase ovviamente di indagine, anche un'indagine proprio con questa fotografia ultravioletti che è riuscita a delineare un minimo di storia conservativa perché mette in evidenza proprio le sovrapposizioni di materiali diversi e quindi siamo riusciti a capire un po' gli interventi che sono stati fatti successivamente e anche il particolare dei ritocchi che spesso venivano fatti dopo la realizzazione del calco per abbellirlo un po', per esempio si rifacevano un po' i lineamenti che non erano riusciti bene. E poi appunto c'è stato il problema del restauro delle ossa che si erano molto infragilite, avevano perso il carbonato di calcio proprio costitutivo, per cui avevano bisogno di un intervento di consolidamento molto importante. Comunque la prima fase è stata quella della pulitura, che è stata una pulitura essenzialmente a secco perché questa materia costitutiva ovviamente era già molto provata dalla conservazione poco appropriata e quindi si rischiava utilizzando un mezzo acquoso di aggravare proprio la situazione, per cui si è fatta una pulitura essenzialmente di spolveratura con pennelli, spazzoline e anche con gli aspirapolveri, certo. Dopodiché si è passato al consolidamento, che è stato fatto con materiali distinti a seconda del tasso delle ossa, e in questo caso si è usato un copolimero acrilico tramite delle iniezioni con aghi di diverse lunghezze per cercare di raggiungere delle parti più profonde possibile, e poi insomma riuscire a raggiungere più in profondità possibile il materiale. E poi si è consolidato il gesso invece con questo Nano Restore, che è un idrossido di calcio in alcol isopropilico. Appunto si cerca sempre di evitare l'acqua per non procurare ulteriori alterazioni. Si sono fatte queste flebodi a cui accennava anche la collega, proprio per cercare di far penetrare il più possibile il prodotto consolidante. E poi c'è stato il problema ovviamente del riassemblaggio dei pezzi proprio staccati, che è stato fatto utilizzando dei perni in vetroresina che garantivano appunto delle risposte alla temperatura, quindi dei coefficienti di dilatazione simili a quelli del gesso, e delle resine epossidiche caricate a gesso per ovviamente saldarle con il materiale. E vabbè, poi ci sono stati i vari esami a cui hanno accennato anche le colleghe, quindi direi che soprassediamo su questa parte. Qua ci stanno gli esempi delle TAC che sono state eseguite. C'è stata la fase ovviamente finale dell'integrazione con tutte le varie stuccature e del ritocco proprio che è stato fatto per cercare di ricomporre e omogeneizzare, quasi la restauratrice all'opera. Il rilievo ovviamente laser scanner che è stato realizzato su tutti i calchi. E poi è stata ovviamente prodotta tutta una documentazione molto accurata, anche con delle mappature di tutti i vari interventi che sono stati realizzati. E questa è una foto di fine intervento. Grazie per l'intervento. Mi spiace, ma purtroppo come sempre i tempi stringono alla fine e penso che faremo la pausa, no? Professor Santa?